They started out down a dirty road. Started out all alone. Scatta da oggi la promozione per il Giro d'Italia 2013. La Carnia sarà protagonista anche nella imminente edizione della Corsa Rosa, grazie a Enzo Cainero, grazie al comitato del Friuli Venezia Giulia. Dopo lo Zoncolan, un'altra meravigliosa location carnica sarà posta all'attenzione del grande pubblico di sportivi, del grande pubblico internazionale, perché da Paularo, dove ci troviamo oggi in questa mattina per presentare almeno ufficialmente la tappa che porterà sul montaggio, si salirà proprio a Passo Lanza, che è dietro alle mie spalle, Casone di Lanza, una dei luoghi più suggestivi delle montagne carniche. Andremo a seguire il percorso, ci saranno ciclisti professionisti che proveranno per noi in anteprima il percorso da Paularo a Casone di Lanza fino a Sella Neve, per salire poi sugli off di Montasio. Una tappa meravigliosa, una tappa per scalatori veri, una tappa soprattutto per appassionati di grande ciclismo. Will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know. Da Paularo verso Casone di Lanza, una tappa epica del Giro d'Italia con il sindaco di Paularo. Sono intanto una soddisfazione per voi. E Paularo, che cosa può offrire e come si prepara per la tappa del Giro d'Italia? Beh, innanzitutto Paularo non si prepara da solo, perché sta lavorando in sinergia con il comune di Pontebba principalmente, ma anche con ARPA e con Mogio, che sono interessati. Quindi stiamo facendo un bel progetto di lancio turistico principalmente, che verte ovviamente sulla leggenda di Attila. Partiamo da una grotta su proprio a 10 minuti dalla strada del passo, e che quindi ha una valenza turistica, diciamo, molto accattivante e molto interessante come leggenda, per cui punteremo molto su quello. Il percorso è meraviglioso, oggi tra l'altro il sole ci bacia, per cui meglio di così non poteva andare. Mi pare che comincia bene questa avventura. Ma sicuramente sì, anche perché il posto si prestano le strade, si presta la coreografia, il paesaggio che circonda la strada di passaggio, quindi sicuramente è un tratto che suscita emozione e che permette a chi vuole poi cimentarsi in questo percorso che faranno il prossimo anno. Sicuramente non raccoglie solo l'emozione dal punto di vista sportivo, ma anche quello naturalistico e soprattutto storico, perché questa valle è piena di storia, a partire dai Celti fino appunto a Attila. Sindaco, lei è un appassionato di ciclismo, solca queste strade in bicicletta? Io sono un appassionato di politica, purtroppo, e poco di sport, ma sicuramente tutti gli eventi sportivi che noi abbiamo, quelli principali, dal ciclismo al trial alla mountain bike, sono comunque anche il calcio, ovviamente ci emozionano, anche se poi uno non lo pratica personalmente. Sindaco, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi, buongiorno. Con Elena Cecchini alla partenza della salita verso Casone di Lanza. Elena, sei carica, sei pronta? Sì, sono pronta. Diciamo che questa è veramente l'ultima pedalata della stagione per me e mi fa veramente piacere essere qui insieme ad altri miei amici friulani che condividono con me la passione per il ciclismo. E Enzo, sempre organizzare grandi cose, grandi giornate, per cui sono veramente felice. Hai mai fatto questa strada in bicicletta o è la prima volta per te? No, sarà la prima volta. Quindi cosa ti aspetti? Ma sicuramente una salita molto dura, infatti, vabbè, nel senso, ci divertiremo oggi e penso proprio che sarà una bella tappa questa per i corridori del Giro d'Italia, che potrà veramente fare la selezione e la classifica. Visto che domani sarai, tra virgolette, in ferie, come valutiamo la tua stagione 2012?
è stata una stagione positiva, nel senso che essendo ancora molto giovane per me non è facile, diciamo, ogni anno riconfermarmi ad alti livelli, però anche quest'anno sono riuscita a partecipare a due campionati del mondo sia su pista che su strada, che erano gli obiettivi principali, e niente, sono veramente molto felice perché penso che pian piano riuscirò ad arrivare in alto. Elena, buona giornata, buona pedalata e in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Con Enzo Cainero da Paularo è pronto a salire in bicicletta, Enzo, per l'ennesima grande pedalata, non solo. Oggi come attività fisica, ma anche proprio come organizzazione per tutte queste meravigliose tappe che ancora una volta porteranno il Friuli alla conoscenza di tutti. Non è che faccio tutto occasione di lanza, faccio un po' la parte finale della tappa, ma per stare vicino a questi ragazzi a cui devo dire semplicemente grazie, perché stiamo facendo un'azione promozionale significativa proprio per far conoscere non solo al mondo ma agli stessi friulani il Cason di Lanza, che molti non conoscono e che è un territorio meraviglioso, fantastico. Direi in perfetto stile Cainero, c'è una giornata meravigliosa, un sole spettacolare oggi e un percorso che è fantastico. Speriamo sia così il 14 maggio, perché con questo sole, con questo cielo bucheremo il video, come si suol dire, perché effettivamente è una giornata splendida, calda, e questo fa molto piacere. E speriamo, ripeto, di ripeterci, ma soprattutto quello a cui io ci tengo molto è questa enorme partecipazione che sta crescendo da parte di tanta gente, delle amministrazioni comunali, a cui va il mio sentito grazie. Dopo ci pensavamo fosse difficile alzare ancora la sicella, invece siamo usciti, perché credo che il Montasio sia non plus ultra a questo punto. Sì, beh, Dio, lo Zoncolan rimane sempre il principe di tutto, è una cosa a cui io mi sento profondamente legato e devo essere anche qui molto sincero, sono io che non lo voglio fare troppo spesso, perché come tutte le belle cose bisogna farle un po' desiderare, e quindi lo Zoncolan è pronto per il 2014, in una edizione un po' del tutto particolare se verrà tutto confermato. Questo del Montasio e del Cason di Lanza era un obiettivo che mi ero posto un paio di anni fa, perché al di là di tutto collega due vallate e mette vicino un paesaggio che, ripeto, è splendido. Era conosciuto dagli alpini perché qui si facevano i campi invernali, e quindi il Cason di Lanza è un tragitto che vedrete avrà uno sviluppo enorme. Sul Montasio poi ho dei progetti che non si fermano al Giro d'Italia, e anche questo è un'area poco conosciuta, e vi posso solo dire che dei sei ragazzi che saliranno in bicicletta oggi sul Montasio nessuno l'ha mai visto, e questo è un dato significativo, perché sul Montasio c'è un anfiteatro naturale diverso dallo Zoncolan, che rimane per me sempre il numero uno, che però si presta a delle cose del tutto particolari e eccezionali. In bocca al lupo. Grazie. Break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. Da Paularo alla partenza con Daniele Pontoni, che ha i calzoncini corti, quindi non la tuta lunga come Michele Pittacolo, significa che sei già caldo per fare questa salita a Cason di Lanza. Daniele. No, diciamo che ho qualche centimetro di ciccia più di lui, quindi
No, comunque oggi è una bella giornata, calda, e ci aspetta la salita, quindi fra un momento saremo belli caldi tutti. Tu hai mai fatto in bicicletta la salita a Cason di Lanza e poi a Montagio? Allora, a Cason di Lanza l'ho fatto, a Montagio sono arrivato fino a Sella Nevea, quindi sarà una novità anche per me oggi. Che salite sono? Puoi descrivercele? Ma questa qui, il primo pezzo, Cason di Lanza, è una salita non molto impegnativa fino a metà, poi spiana e anche scende leggermente, quindi si ha modo anche di riprendere fiato. L'ultimo pezzo ci sono delle pendenze importanti, quindi si andrà sopra il 13-14-15% e quindi ci sarà da costruire. Secondo te, a parte la difficoltà, sarà decisiva già o importante per l'economia giurità? No, decisiva sicuramente no, diventa importante perché sai, dipende poi come verrà fatta, se viene fatta in gruppo magari si scremeranno solo un po', mentre se invece qualcuno vuole già attaccare da lontano diventa una salita che può fare la differenza. E poi anche la lunga picchiata su Pontebba e avendo dietro la salita di Sella Nevea per poi arrivare all'altopiano del Montasio, quindi potrebbe essere un buon trampolino di lancio per chi vuol provare un attacco da lontano. Con i tuoi compagni di giornata avete fatto qualche sommessina per capire chi arriva più primo o no? Ma sicuramente arriverà prima la Cecchini. In bocca al lupo. Crepi. Reduce da Londra 2012, Michele Pitacolo, che secondo me a Londra non ha fatto così tanta fatica come farà oggi sul Cason di Lanza e sul Montagio, Michele. Sì, perché anche ieri sera ho fatto festa con Enzo, che mi hanno consegnato il Morel Dow. Quindi no, oggi è un divertimento. E da ringraziare Enzo che ha scelto noi ciclisti friulani per farci riconoscere. Farci conoscere anche a livello mondiale, insomma, anche sui video. Avevi mai percorso Cason di Lanza o Montagio? Cason di Lanza no, il Montagio sì. Sono due belle salite, due belle realtà che abbiamo noi in Friuli, che fa scoprire, insomma. Secondo te il Giro d'Italia, nell'economia del Giro d'Italia, queste salite cosa la porteranno? Potranno un discorsone, perché ieri sera lì a premiazione con me c'era anche il mio amico Franco Pellizzotti e ha detto che sono delle salite che faranno del male e possono influire sul risultato finale, perché gli ultimi 2,5 km del Montagio sono tosti. E Franco ha detto che userà dei rapporti che li ha già studiati, insomma. Non lo dirà, però ha detto che lui qua in Carnia vuole fare la sala del segno, perché lui qua è di Paularo, originario. E quindi oggi siamo qua a provarlo, insomma, a divertirsi. Michele, complimenti per la stagione, per il Model Dow e in bocca al lupo. Crepi, dai, adesso farò un po' di riposo e il prossimo anno preparerò il mondiale in Canada il 2 di settembre, sperando di conquistare la maglia iridata. Marco Ponta ai piedi della salita verso Cason di Lanza. Marco, conosci questa sala oppure non sai cosa attende? Sì, diciamo che l'ho percorsa un paio di volte in allenamento, quindi so cosa andremo incontro. Una bella salita, bella dura, soprattutto anche gli ultimi chilometri, quelle pendenze sono molto elevate. La giornata è bellissima, quindi una ricognizione veramente in condizioni ottimali. La tua stagione 2012 come sta andando? Ma dai, adesso è appena iniziata la stagione di ciclocross, è iniziata in Svizzera a metà settembre, quindi con qualche discreto piazzamento. Una prima vittoria è già arrivata a Padova e domenica Coppa del Mondo discretamente 38esimo. Adesso guardiamo a Pilsen per la prossima prova di Coppa del Mondo e speriamo in una buona stagione per i mondiali anche in America, insomma. Se tu dovessi correre il Giro d'Italia, come interpreteresti queste salite? Ma sicuramente è una. Dipende che tipo di corridore, diciamo, si è. Quindi se si è scalatori è una tappa detta, cioè, appunto per gli scalatori, e altrimenti bisogna cercare di salvare salvabile, perché è una salita molto dura, quindi andare su con le proprie forze e regolari, diciamo. Marco, in bocca al lupo. Crepi. Sono tra i due Blaydot. Ciclisti, soprattutto ciclisti di mountain bike di vaglia, ma oggi siamo qui per salire sulla
Cason di Lanza e sul montaggio. Allora, ricomincio. Da lui, ok. Sapete già che cosa vi aspetta? Sono salite che conoscete? No, non le abbiamo mai fatte e siamo molto curiosi di provarlo. Daniele, la tua stagione come sta andando? La stagione è finita quella del mountain bike molto bene, con dei bei piazzamenti in coppa e con il terzo posto al mondiale. Adesso inizierò quella di ciclocross e vedremo come andrà. Sei quindi allenato per fare bene questa salita a Cason di Lanza e poi al montaggio? Sinceramente non tanto, perché ho appena ricominciato e quindi sì. Vabbè, vedremo, ti aspettiamo dopo sul montaggio per capire come sarà andata. Luca, nel tuo caso invece, stagione com'è andata e conosci queste salite? No, non conosco queste salite, non sono mai stato qui. La stagione è andata molto bene, forse la migliore della mia carriera, insomma. Ho vinto il mondiale team relay, l'europeo team relay, ho fatto il bronzo all'europeo. Adesso è appena iniziata la stagione di ciclocross e spero che vada altrettanto bene. Faccio in bocca al lupo ad entrambi. Un'ultima domanda: se voi doveste correre il Giro d'Italia su queste saliste, attacchereste oppure no? Luca? Io non la conosco, quindi non ho idea. Daniele cosa dice? Se ci sarebbe la possibilità, si attaccherebbe sempre. Ragazzi, grazie e in bocca al lupo per la vostra stagione. Crepi. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest.
thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Thing.